Buonasera e bentornati all'anteprima Robur, il format del, di Canale 3 Toscana dedicato proprio alla Robur, soprattutto alla vigilia della partita eh, successiva. Siamo proprio alla vigilia perché domani si giocherà a Terra Nuova Traiana Siena, a Terra Nuova Bracciolini alle 14.30 in diretta su Canale 3 Toscana. Partita che vi racconterà Pietro Federici grazie alle riprese ovviamente di Giulio eh, Crocini, faremo anche un salto indietro alla partita di domenica con la San Giovannese, un po' il punto della situazione in tema Siena. Lo facciamo insieme alla difensore del Siena Enrico Biancone. Ciao Enrico, buonasera, grazie per essere qui. Eh, Enrico, che tra l'altro insomma eh, ha segnato il suo primo gol in bianco nero. Eh, finora l'unico perché poi gli è stato scippato sì, il sì, secondo sì, gol sì. da, da Galligani eh, lo scorso anno in eccellenza e quindi proprio a, a Terra Nuova con il Terra Nuova poi tra poco andremo anche a rivederci e risentirci insomma quel momento quel gol eh, intanto però eh, ti chiedo un po' come è, com è andata questa settimana eh, anche considerando che è arrivato finalmente no, i tre punti che mancavano da 20 giorni C'erano stati questi due pareggi e una sconfitta in un momento molto complicato eh, che però ora sembra forse un pochino alle spalle, c'è cioè un po' più di sereno in, in gruppo? Sì, sì, no, noi siamo sereni, comunque qualche periodo magari un po' più difficile ci può essere durante la stagione, sabato e domenica siamo riusciti a centrare i tre punti all'ultimo, quindi è un segnale che comunque ci crediamo fino alla fine e continueremo a farlo sempre. Tra l'altro diversi gol sono arrivati all'ultimo, all'inizio era quasi una costante, col Seravezzo non la rimonta nel finale, quindi questo dimostra davvero carattere. Possiamo anche andare a vedere gli highlights di Siena-San Giovannese, questa partita giocata domenica e decisa da eh, il gol di Semprini al 92esimo. Ehm, e dicevamo del... De, del momento di difficile, le, gli infortuni, la, le, anche squalifiche, in particolare quella del mister, eh, l'influenza, non so se te sei stato colpito oppure... No, io scampato. fortunatamente per ora okay. non ho, ho di questi problemi, spero non averne. No, no, perché ovviamente speriamo, <ride> speriamo, speriamo di, di no. no. <ride> eh, e poi è arrivata la prima sconfitta, tu... Facevi parte, fai parte del gruppo no, del, della precedente esperienza, quindi della rinascita Siena in Eccellenza, quel squadrone imbattibile che per 38 partite non ha mai perso. Ecco, come avete recepito questa sconfitta? Perché poi 38 partite sono tante, cioè servono anche a, a dare un'illusione di immortalità, se vogliamo. No? Quindi, sì. nel momento in cui. Finisce la partita e dice: Ok, è arrivata la sconfitta. Vabbè, prima o poi diciamo che comunque sarebbe successo. Sarebbe certo. successo. Magari speravamo non succedesse proprio, ora. Proprio con proprio i Si no? spera sempre succeda più tardi o comunque dopo, però è successo. L'importante è tenere la testa alta e continuare a lavorare e cercare di vincere quelle successive. Si era creata tanto attesa no, dietro questa, questa partita che stiamo vedendo con gli elites. L'Inn. Siena che tra l'altro subendo magari il palleggio del Livorno nel primo tempo comunque aveva creato più occasioni del Livorno stesso poco prima dell'1-0 a C eh, che si era divorato quel gol cosa mi ci detti poi? non so se avete avuto modo di parlare con il tuo compagno di riparto no, diciamo che purtroppo per quello che è successo poi non è che avessi neanche molta voglia di, eh no, di parlare sì. però questa sono è cose che capitano insomma non... Questa è l'occasione che è capitata a C e poi subito dopo arriva il gol del Livorno. E, e però il Siena riesce comunque a rimetterla in piedi per la partita e, e questo appunto è il gol dell'1-0. Qua si poteva far meglio? Sì, yeah, è stata una palla veloce, magari si poteva magari concentrare di più... A coprire la porta però non, non è facile poi dopo un, una ribattuta diciamo una palla rimessa dentro non è facile insieme comunque l'occasione riesce a crearle qui il palo di ricchi che poco dopo si farà eh, riscattare diciamo segnando l'1-1 e poi facendosi tutto il campo per andare in, eh, a festeggiare sotto la curva robur lorenzo Gaspari, qui la chiusura di cavallari che proprio qua forse poi viene viene sostituito sì sì poco dopo perché ha avuto i crampi quindi non ce la faceva più, diciamo. Sì, qui, qui appunto arriva il gol di ricchi e poi il, eh, arriverà l'episodio del rigore. Volevo arrivare anche mm. a quello, no? a, a un mm. po' il tasso dolente perché tu entri un po' a freddo in questa partita insomma, particolare, in un contesto sì. particolare perché, tra l'altro, c'è stato il record di pubblico, 4.000 presenze e Ecco, ci racconti un po', anche se ovviamente sono situazioni negative, però tutta la dinamica che poi ha portato all'episodio. All Ma oddio, e, e la dinamica è stata che magari sono stato un po' ingenuo sì. e comunque... Questo è l'episodio, esatto. Sì, esatto. Eh, potevo intervenire prima, potevo ormai non intervenire perché comunque c'era un raddoppio, però ormai quello che ha fatto sì, è fatto Il, il mister in, nel post partita ha detto lì uno va se, se proprio deve far fallo comunque affrontare. Eh, esatto, lo deve devo, al subito, limite, no? potevo farlo fuori dall'aria no. però purtroppo ho commesso questo errore che spero di non commetterlo più, insomma. No, ma dagli errori ovviamente, cioè gli errori si, si fanno tutti e l'importante è riuscire a cercare ripartire di riscattarsi e, risc e comunque non buttarsi giù È diciamo esatto, ecco, quello che tu si tu prova a fare ti sei, tu ti sei buttato giù dopo no, nel... no oddio, allora di sicuro sono dispiaciuto e lo sono stato soprattutto poco dopo l'episodio però eh, succede diciamo un po' a tutti succede anche a, a grandi campioni comunque quindi l'importante sta tutto nel come si reagisce e nel, e nel cercare di fare meglio le volte dopo insomma ti aspettavi di essere utilizzato un po' di più in questo inizio di campionato? Ma diciamo che <ride> tutti vorrebbero giocare, quindi l'idea mia è quella di giocare e di cercare di giocare il più possibile. Poi però le, le scelte le, chiaramente le fa il mister e io mi faccio, cerco di farmi trovare sempre pronto. Eh, invece, non so se ti aspettavi questo inizio di, 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 di campionato, perché poi, se diamo un occhio alla classifica, il Siena tutto sommato cioè è, è, è in un'ottima posizione. Poi è vero che il Livorno ha fatto benissimo a livello di risultati, perché insomma, le ha vinte tutte tranne due pareggi, oh, e sì. quindi è a più 5. Eh, però eh, il Siena, stiamo parlando comunque di un anno promosso. Sì, mm. Loro fanno la squadra, comunque la stanno costruendo da, da un po' di anni, quindi sicuramente la struttura c'era già. Noi vabbè, sì siamo una neopromossa, però comunque abbiamo grandi ambizioni. E comunque il campionato è lungo, quindi favori, loro sono sicuramente favoriti. Però noi sicuramente non, non, molleremo, non molleremo fino all'ultimo. E... Tra poco passiamo anche a, a parlare del Nuova e quindi vederci anche il, goal, il tuo gol e gli allights della partita in Eccellenza. Prima ti volevo chiedere come è passato quest'estate, visto che ehm, le comunicazioni arrivavano, cioè, a parte l'Oll e poi il Mister, c'è stato un vuoto no, di comunicazioni. Quindi si era lì a chiedere chi, chi rimarrà e chi non rimarrà. Qualcuno era già sicuro perché aveva il contratto, qualcuno comunque aveva un accordo a parola. Eh, AC è stato il primo ospite di anteprima Robol qui in studio a Canale Directoscana e ci cioè, ha cioè raccontato che comunque a parola avevano già preso accordi perché doveva fare l'intervento alla, spalla, alla, a, alla spalla, spalla e quindi aveva chiesto garanzie insomma, in, certo, in questo certo. senso. Ecco, la, la tua situazione invece come è andata? C'è stato un po' di sì, tribolare? Diciamo? No, sì. diciamo che io comunque ho parlato anche col mister, um, anche col direttore, e poi c'è stato un po' un periodo in cui diciamo di stallo, però poi alla fine si è concretizzato. E... Sono, sono felice di essere qui. Nel frattempo, però, ti vedevamo spesso a Siena, sì. eri quasi rimasto. Sono stato molto a Siena, quest'estate. Questo perché, nel frattempo, diciamo, hai trovato anche Sì, sì, una ho fidanzata. trovato la ragazza qui a Siena. E che si è tra l'altro da poco laureata. Sì, la, sì la, si è laureata la, da, la, 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 la da poco. E questo, insomma, ti ha aiutato. Tra l'altro, eh, tu ti eri già inserito bene perché nel avevi preso casa nell'Onda, eh, avevi sì, partecipato... Sì, ancora quella, e sono ancora, sei ancora lì, mantengo sei ancora... la stessa casa. Ok, e, e ti abbiamo visto insomma, spesso anche alle, alle scene di contrada, e quindi sì, sei entrato proprio sì, nel... Sì, sì, no, è un... mi sono trovato molto bene da subito l'anno scorso, causa il gruppo, causa i risultati, comunque la città, i tifosi sono stati sempre vicini, bene o male aiuta e quindi mi sono, diciamo, mi sono integrato bene anche nel, nel contesto della, di quella che è la città di Siena. Sei giovane quindi è presto per dire se hai intenzione no, di, come dire, di stabilizzarti <ride> qui poi è vero che il calcio, cioè il calcio la vita del calciatore è da, da un attimo all'altro cioè sì, sì. non puoi fare piani a lungo termine No, quello assolutamente però per ora qui a Siena sto bene, spero di poter contribuire al, a quello che è il progetto che c'è e di cercare di stare diciamo il più possibile. E poi comunque non, non si sa mai. Insomma, sì, sì. può darsi che uno vada via come no, quindi sì, comunque... è un po' sempre un punto di domanda. Esatto. Non... Uno può andare per via, può anche, ma può anche tornare. Ci sono tanti sì, giocatori sì. che sono transitati da Siena, e poi, una volta finito, sono tornati a viverci. Sì. Eh, Mastalli ci sta facendo un pensiero, ha messo proprio su, ha fatto anche eh, della Mastalli, famiglia. Mastalli è legato alla Toscana, <ride> la moglie ha un po' influenzato <ride> la scelta secondo me. Eh, sì. <ride> In quel caso decidono le donne, si sa come, eh, le donne. come, come va. Eh, Mastalli che tra l'altro è un po' l'economo della squadra, perché, eh, 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 sì, il nostro tesoriere. Eh, con chi è legato dei, dei nuovi? Eh, in particolare. Legato un po' con tutti, sia cioè con i ragazzi comunque che sono vicini alla mia età, perché comunque anche gli under sono, hanno due o tre anni meno di me, quattro, quelli che ne hanno di più cinque. Mm -hmm. Poi anche con Ale Mastalli, e anche con Giannetti, è legato molto, parliamo, parliamo spesso. No? Devo dire che comunque il gruppo anche quest'anno è, è molto unito. Poi avevo anche un buon rapporto con quelli dell'anno scorso mm -hmm. che si è mantenuto. E quindi... In particolare i Cavallari. Anche. Sì, sì, Cava, Cava un bel rapporto. Anche Cavallari abbiamo avuto qui l'anteprima Robor e ci ha rivelato il, 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 il rito del plum cake. Eh? Quella <ride> che portava bene lo, lo scorso anno e quest'anno ci ha riprovato. In realtà deve cambiare perché gol annullato, traversa, cioè sta andando vicinissimo al gol. Eh, Speriamo lo trovi. Lo meriterebbe, cavo. Tu un rito invece non. Io diciamo che non sono molto scaramantico, non ho molti riti, quindi Non, non, è... non no, no, un rito no. Esultanza eventualmente? No, non, non, non ma provare. diciamo no, non prepariamo niente, non prepariamo niente. Speriamo intanto di vincere. È importante che faccia gol. Non è importante che faccia gol io, l'importante è importante che facciamo gol e che non lo subiamo, insomma. Com'è stata questa settimana di allenamenti sapendo che comunque giocherà il titolare anche perché lo ricordiamo, ACI è squalificato, Fort è infortunato e ne avrà per uh, un mese abbondante e quindi, cioè, siete due, <ride> quindi dovete stare anche attenti ovviamente a... No, no, a... sì. No, è una vissuta come tutte le altre settimane, io che gioco non gioco do il massimo, cerco di farmi trovare come ho detto prima, sempre pronto. e... Questo insomma, non, non è che ha influenzato il, il mio approccio all'allenamento? Sei se, cioè, se consapevole che è comunque un momento diciamo, importante no, della, della stagione per te perché, dopo aver giocato poco, ora chiaramente anche per via delle defezioni. Eh, ecco è il tuo momento per farti vedere anche per riscattare no, l'errore con Livorno quindi eh, adesso c'è cioè, massima attenzione per poi mettere in difficoltà il mister quando torneranno a C poi Fort no no sì io cerco di, di dare il massimo insomma adesso hanno giocato magari di più a C e Cavallari però comunque quando sono partito alla fine del campionato sono partito bene secondo me poi anche quando sono entrato, a parte l'errore che ho fatto a Livorno, mi sono sempre fatto trovare pronto, quindi sicuramente manterrò lo stesso, lo stesso carattere, lo stesso modo di allenarmi e di aiutare la squadra. Tra l'altro il reparto difensivo è un po' il diciamo il punto di forza di questo Siena all'inizio del campionato, aveva cominciato non subendo quasi mai reti, mm -hmm. e poi vabbè c'è stato Livorno, Poggiunzi, ma in realtà è, è tuttora la miglior difesa del campionato. Questo grazie anche ai terzini, i morosi e di Paola stanno facendo molto bene, sì, sì. e anche grazie al portiere, nonostante abbiano giocato le prime due partite di Tirelli, poi la terza e la quarta giusti, mm, e ora sta giocando cari. Stacchiotti, quindi una situazione molto particolare, che però non ha, mm -hmm. non ha provocato... Difficoltà, probabilmente perché il, il blocco difensivo non è bene o male, sia sì, appunto conoscendoci, magari ci riesce più facile. Quelli che magari vengono definiti automatismi. O comunque conoscere i punti di forza di un compagno, i punti magari deboli sul quale ci si può aiutare. Sicuramente quello è a nostro favore. Facciamo un attimo una pausa eh, pubblicità, poi torniamo per la seconda parte di Anteprima Robur, dove entriamo un po' più nel vivo di eh, Terra Nuova Traiana Siena di domani. Di nuovo in onda con anteprima Robur. Eh, è il momento di eh, parlare del prossimo avversario. Prima di parlare della partita di domani, visto che abbiamo ospite Enrico Biancone, che ha segnato insomma, lo scorso anno, eh, rivolgiamo il nastro alla scorsa annata. Che è stata un'annata bellissima perché, ovviamente, da imbattuti. Uh, vittoria, Stravittoria stra del campionato per dispezione. No? Come recitavano no, le maglie, lo slogan. lo slogan nelle maglie dei festeggiamenti e, e Terra Nuova Traiana Siena arrivò uh, presto. Nel, forse fu il primo sì, della prima parte della stagione sì, mi il primo scontro diretto, vero e proprio. Sì. No? Il Terranova era una delle squadre che erano partite per vincere il campionato. Prima dell'arrivo no? del Siena a sconvolgere un po' tutti gli equilibri. E, e quella partita. Eh, Fu, ci fu attesa perché comunque il Siena arrivava da scontri con avversari e comunque un po' più abbordabile, anche se poi c'era la difficoltà della, prepar della preparazione che non c'era stata, quei momenti sì, no, sì. ce l'hai ancora ben impressi. Sì, sembrano molto lontani <ride> ma alla fine poco più di un anno fa, quindi ogni tanto ci ridiamo, ci scherziamo anche in spogliatoio. E andiamo a vedere proprio con l'audio ambiente, proprio con la, la telecronaca, il momento del tuo gol su punizione, il, è il, il momentaneo 1-0 di Terra Nuova Traiana Siena. Intanto può ripartire il Siena, adesso le due squadre sembrano allungarsi, Galligani può andare, fa partire Masini, ancora Masini, raddoppiato da Sacconi e Saita, prova ad andare via Masini e guadagna un ottimo fallo, mentre Bertelli con il mancino... È in posizione di puro cross. Finta Bertelli, va Galligani verso la porta, arriva il gol, arriva, arriva il gol. Ha segnato Masini. No, Biancon, Biancon ha segnato. Ed è 1-0 per il Siena. 1-0 per il Siena, grandissima punizione battuta da Galligani. Inaspettata e Biancon segna il primo gol in maglia bianconera al nono minuto di terra nuova Siena la sblocca Biancon colpo di testa su cross diciamo assi, eh, punizione di eh, Gallegani ecco che momento è stato quello per te anche considerando che comunque non segnavi da un bel po' anche perché non ho giocato poco eh, niente <ride> prima quindi sì no è stato un bel momento soprattutto per quella che era la partita per, che Comunque, era una delle più impegnative, come dicevi prima. È stato un bel momento, speriamo di ripeterlo. Eh sì, eh sì, domani ci, ci vuole il visto. Tanto il campo è il solito: le parlerò dimensioni. con Galligani, devi <ride> mettere qualche bella palla. Esatto. E, Terranova traiano sì, tra l'altro, fu una partita eh, molto combattuta. Poi il Terranova sì. trovò il pareggio. Eh, fu espulso Agbe no, in quella gara eh, che sì, sì, poi gli ricordo. servì da, da, da lezione perché poi riuscì a crebbe partita dopo partita sì, sì, sì. Eh, questi, questi appunto sono eh, gli allies di, di questa gara e, e poi in realtà anche, anche al ritorno si erano avvicinate le contendenti il Terrenova stesso, forse non sbaglio la Castiglionese quindi la partita di ritorno era era la classica partita decisiva: del tipo: se la perdi rimetti tutto in discussione, se la vinci invece chiudi i giochi. Così fu con un gol di candido su, su un errore della, de, della difesa. E, e il Terra Nuova che poi, dopo ha fatto un percorso, ha vinto il, la Coppa Italia di categoria, poi ha vinto i play-off, <ride> ha vinto anche la fase nazionale e si è guadagnata la promozione come Siena in in Serie D, diciamo è un campo che già conoscete, l'unico in cui avete giocato ah, sì. dall'anno scorso e che, partita, che partita ti aspetti? Ma sicuramente sarà una, una partita molto, molto maschia, molto, molto intensa secondo me e Sì fu molto dura lo esatto, scorso Esatto, secondo me sarà sulla falsa riga dell'anno scorso quindi c'è da stare molto concentrati, molto attenti e, ed essere tosti e pronti a quella che potrebbe essere appunto una partita molto ruvida. Abbiamo visto qui appunto la punizione di Gallegani, poi in realtà in quella stagione, forse la partita dopo se non sbaglio, sì. in, in casa con l'Asta, sempre un assist di Gallegani qui c'è stato il grande dilemma che poi è finito con il gol assegnato a Gallegani eh, per aiutarlo magari a vincere poi non c'è riuscito, è arrivato un secondo so, la classifica eh. capocannoniere e, e c'è questo gol che possiamo anche andare a rivedere con la giocata di Gallegani Vabbè, ne ha fatte tante, sono scorso anno 17 eh, gol e poi qui arriva Bianconne che attacca al primo palo c'è Masini dietro che ti ha, ti ha spalleggiato per un po' Ma secondo me cioè, resto fedele alla mia, alla mia versione. Secondo me sì, il gol è mio, però. Cioè, un leggero. Resterà un sempre un punto di domanda. Eh, sì, 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 finché non, non, non ci sarà il, la dichiarazione di Galligani. Che non fa... penso proprio. penso proprio. <ride> Poi è andata male perché è un attaccante. Quindi insomma, per gli attaccanti si ritengono ancora il più stretti No, no non, non tocchiamo gli gol e quindi. quello era un bel momento insomma anche per te avevi segnato la Terra Nuova avevi diciamo segnato anche qui mettiamo diamolo per buono e poi eh, ti avevo ospitato anche al club federissimo sì, 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 no? con, con il club con la Robur e, e insomma era anche perché insomma c'era voglia di scoprire i, i giocatori tu eri uno dei, dei nuovi dei volti nuovi e quindi poi sei stato ovviamente determinante insieme a tutti gli altri per eh, rimanere eh, per la vittoria del campionato e poi sei uno dei 12 rimasti che comunque non sono pochi no. anche se ovviamente in tanti hanno dovuto dire ti è dispiaciuto per qualcuno magari che poi hai, con cui sei rimasto in contatto sì sono son rimasto in contatto con, con Leo Granato lo sento ogni tanto visto che adesso anche è ritornato in Serie D mi fa piacere perché Leo è un bel giocatore se lo merita e poi bene o male li sento tutti, Agostinone l'ho sentito quando gli è, nata, gli è nata la bambina e ogni tanto ci sentiamo ancora perché comunque sono quegli anni che è difficile che capitino, nonostante la categoria, nonostante tutto, non è, non è facile fare un anno così perfetto se vogliamo dirlo, quindi sono, sono ricordi che ci si tiene dentro. E Magari riviverli ogni tanto, sentire i compagni che sono in giro, sono in altre società, in altri contesti, fa piacere. Ehm, Quest'anno c'è stato il ritiro, la preparazione, l'anno scorso non c'è stata, però vedendo la difficoltà del, del, della preparazione del mister, vi è venuto di dire beh, forse era meglio non farla metterla <ride> in battuta. Ma... No, dai, la preparazione è fondamentale, è stata dura. È stata lunga, però si sa che è uno scoglio da superare ogni inizio stagione. L'anno scorso è stato un caso che non ci sia stata e quindi ci si siamo ritrovati, forse abbiamo recuperato quella dell'anno scorso quest'anno. Sì, sì, esatto, diciamo due in uno esatto. e così siete in pari. Tra l'altro un ritiro, io mi ricordo bene, cioè il primo giorno di raduno all'acqua calda. Eh, no, anzi, il primo, il primo giorno di ritiro a, a rigone arriva subito la bomba, la notizia bomba con la cordata di Zenga interessata a comprare il Siena, poi in realtà tutto è sfumato eh, e alla fine è arrivato comunque un cambio di proprietà, eh, sono arrivati questi imprenditori svedesi, non so se ehm, Frederick Nolin che in questi giorni a Siena è venuto a trovare... Sì, sì. Ieri mattina è, è venuto a parlare alla squadra salutarci. In inglese? Invece. Sì, sì inglese, in inglese. No, no, io capisco bene o male, okay. capisco tutto, quindi okay. no, non c'è problema. <ride> Perfetto. E, e quindi sì, ha fatto un saluto, comunque vedo che sono, sono molto presenti nonostante okay. non stiano qui e sia ancora magari una fase difficile per loro perché eh, avendo appena acquistato la società dovendo magari sistemare varie cose, la presenza non sempre è facile che ci sia, però devo dire che li abbiamo visti spesso. C'è ovviamente curiosità, li va dato tempo per conoscere l'ambiente e la situazione, e per adesso il grande merito è che sono arrivati ma dal punto di vista sportivo della prima squadra non hanno toccato nulla, tutto è rimasto cioè, no, non, no. per voi. Per noi è come se no. diciamo, non fosse cambiato nulla. Perché... Anzi forse vedete i proprietari di più, paradossalmente. <ride> sì, sì. Giacomini diciamo è... che quest'anno sì, non, quest non l'abbiamo visto, quindi li vediamo di più. C'è un po' più di calma adesso, più di tranquillità in gruppo, perché insomma, abbiamo visto no, un Magrini molto arrabbiato post Livorno, le dichiarazioni, quattro turni di squalifica. Guerri stesso è stato insomma, espulso nel finale con la San Giovannese e inibito fino al 28 dicembre, quindi insomma, momenti concitati anche perché, da una parte, anche normali. Perché è una partita non decisiva, ma che conta tanto: il Livorno ha preso il largo no? da quella gara, invece in difficoltà anche a Poggio Bonzi. È stata probabilmente la partita più difficile in cui il Siena. Sì, è stata no? una partita molto, molto tosta quella. Mm. Mm. E quindi, ecco, pensi si è rasserenato un po' l'ambiente? Ma diciamo che sì, ora siamo comunque più sereni. Poi magari dopo le partite c'è cioè, la tensione, ci sono varie cose che si sommano e magari c'è del nervosismo che viene buttato fuori. Quindi diciamo che comunque siamo tranquilli. Ma su questa cosa dei favori arbitrali del Livorno... Eh, cioè, posso, oggettivamente gli episodi nel corso di queste giornate l'hanno han, favorito perché, insomma... ma io sinceramente cerco di, di non focalizzarmi su quelle cose penso più a, a far bene quella che è la mia parte e che faccia bene la squadra quindi se ci siano o non ci siano, secondo me non ci deve interessare. Dobbiamo andare oltre ed essere più forti a prescindere da tutto. Ma non è una cosa che. Sì, no, che, ma anche che che toglie... segue non, non guardo nemmeno, to... sinceramente. Sì, perché, anche non... perché comunque toglie attenzione. Esatto. Secondo me. Cioè, magari... A, magari a fine anno uno può dire ah, è andata così, eh, sono successe queste cose, però insomma, ne... fino a che siamo in gioco, no? Eh, meglio concentrarsi su se stessi, andiamo a vedere invece il prossimo turno mh, che si aprirà domani con eh, l'anticipo la, eh, Terra Nuova Traiana Siena che come insomma, sapete è stata anticipata per motivi di ordine pubblico perché eh, si gioca in concomitanza domenica sia la partita del, dell'Arezzo in Serie C che eh, a San Giovanni Valdarno San Giovannese Montevarchi che insomma è un derby da, della Valda, del Valdarno molto sentito e quindi eh, la, la questura, disposto, le questure hanno risposto all'anticipo di Terra Nuova Triana Siena che sarà l'unica partita che si giocherà alle 14.30 poi tutte le altre, Fulgens, Foligno, Ostia Mare, Figline, San Donato, Tavernelle, Flaminia, Seravezza, eh, Follonica, Gavorano, Grosseto, eh, Livorno, Ghiviborgo Poggi, Bonzi, Orvietana, San Giovannese, Montevarchi e Trestina, Fezzanese eh, all'ospite in studio chiedo sempre se non ci fosse Terra Nuova Siena quale partita vorresti andare a vedere perché ti incuriosisce? Eh, ti do qualche tempo, qualche secondo per Ma pensare secondo me il e Grosseto sarà una bella partita mm. quindi magari direi quella sì che è anche un po' un derby perché sono mm -hmm. entrambe sono le squadre della provincia e quindi eh, tra l'altro eh, anche per la classifica il Grosseto non può più fare passi falsi perché è una delle tre che no? consiglia a Livorno diciamo, le, le candidate più quotate per la vittoria del campionato eh, sarà interessante anche Livorno di Viborgo perché comunque è prima contro quarta se non sbaglio mm -hmm. e, e poi c'è Terra Nuova Siena di cui abbiamo già parlato il fatto di giocare di sabato eh, può in caso di risultato positivo mettere un po' di pressione in più a Livorno ti, comunque ti, ti accorci anche se per una giornata no? accorci in classifica quindi sei, sei lì col fiato addosso ma non lo so intanto speriamo di <ride> Di riuscire a portare a casa i tre punti domani, e poi quel che verrà non starà a noi pensarci, insomma. Giocherai ovviamente dal primo minuto, al fianco, vabbè, una garanzia come Cavallari. Ormai vi conoscete in campo e fuori, quindi su quello non, non ci saranno. Eh, problemi Poi staremo a vedere insomma, quelle che saranno eh, le informazioni. Ricordiamo ci sarà ancora eh, Alessandro Barbieri perché il mister Magrini scontrerà la terza della, delle quattro giornate di squalifica. La partita si potrà seguire in diretta su Canali 3 Toscana. Canale 84 del digitale terrestre, anche in streaming su canale 3.tv, ci seguono ovunque. Ci seguono gli svedesi dalla Svezia, ci segue per esempio Luca Olmastroni che è un tifoso del Siena in Australia che nel 2008 fondò un club la a Sydney. Eh, ci seguono dalla Polonia, eh, dal Sud America, insomma, davvero ovunque proprio con lo streaming. E quindi insomma, quando eh, scendete in campo eh, c'è chi vi segue davvero da Siena, ma non solo, anche. anche da tutte le parti del mondo perché la passione per la Robur è contagiosa e quindi, poi, uno anche quando si trasferisce dall'altra parte del mondo continua comunque a tifare la, 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 la sua squadra. E quindi, diretta domani canale 3 sul canale 3 Toscana, eh, Terra Nuova Traiana Siena, ci sarà Enrico Biancon. Ci auguriamo che ci sia un replay dell'anno scorso per quanto riguarda il tuo gol, non per il risultato perché. Serve ovviamente a tutti i costi un nei tre punti, dai, non, non diciamo nient'altro. In caso di gol, in caso di gol di Biancon, eh, Fioretto, non lo so, tor tor torni sicuramente qua a Canale 3. Torno quando volete. Perfetto. Grazie, grazie Enrico grazie per voi. essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito e quindi domani, domani alle 14.30 diretta Canale 3 Toscana, Terra Nuova Traiana Siena, poi ne parleremo nel post TG di eh, lunedì assieme a Pietro Federici e poi eh, mercoledì ancora qui con Al Club con la Robo. la trasmissione di Federici, venerdì di nuovo Anteprima Robor. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata.